Buonasera a tutti. L'Associazione Araldica Contado d'Aquino ringrazia il Comune di Fondi, il Sindaco Dottor Beniamino Maschietto, l'Assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e tutto il personale che si è adoperato egregiamente alla realizzazione di questo evento storico. Un ulteriore grazie di cuore all'Associazione Prologo di Fondi APS. Infine, e non ultimo, un caloroso grazie ai figuranti, ai ragazzi dell'Allegra Brigata, agli sbandieratori di cori. L'Associazione dedica questo evento a tutti quei figuranti che in passato hanno fatto parte dell'Associazione e che oggi non sono più tra noi. L'Associazione, inoltre, porge le più sentite condoglianze al Sindaco Dottor Beniamino Maschietto e alla sua famiglia per la perdita del caro fratello. Buonasera a tutti, io credo che un applauso debba essere fatto all'Associazione Contado d'Aquino che questa sera sta rievocando uno dei personaggi, anzi il personaggio più importante della città di Fondi storicamente, Giulia Gonzaga. Quindi stasera è un'occasione particolare, è un'occasione che ci siamo ripromessi di rievocare ogni anno, perché dobbiamo dare il giusto merito a uno dei personaggi che ha dato e ha fatto crescere questa città come Giulia Gonzaga. Era la piccola Atene, era così definita quando Giulia Gonzaga viveva nella nostra città, e da Giulia Gonzaga noi abbiamo ereditato tanto, abbiamo ereditato questo splendido castello, il Palazzo del Principe, abbiamo ereditato tante opere che sono ancora nella nostra città. Quindi io ringrazio l'Associazione Contado d'Aquino, ringrazio tutti i figuranti e vi auguro una buona serata e uno spettacolo a tutti voi. Thank you.
Nell'anno 1526, Vespasiano I Colonna, di 40 anni, malaticcio, zoppo e storpio, vedovo e con una figlia, Isabella Colonna, sposò in seconde nozze la dotta, bella e giovanissima Giulia Gonzaga, che sarebbe diventata una delle più famose dame della sua epoca. L'iter matrimoniale si articolò, come in tutti i matrimoni rinascimentali, in tre fasi. Nella prima, il compromesso di matrimonio, concordato dal padre di Giulia, il duca di Sabbioneta, Ludovico Gonzaga, e dalla madre, la duchessa Francesca Fieschi. Fu redatto il 25 luglio in casa di Isabella d'Este a Roma e rimase segreto fino alla ratifica di Ludovico Gonzaga. Siate i benvenuti, la mia casa è a vostra disposizione. Vi ringrazio, Duca. Sono felice di prendere in sposa vostra figlia Giulia. A firmare l'atto per conto del padre c'era il cardinale Pirro Gonzaga, fratello di Giulia. La dote era di 12.000 ducati, da corrispondere entro 3 anni, a patto che il matrimonio fosse celebrato ad agosto dello stesso anno. Pirro Gonzaga, cardinale e fratello di Giulia, firmo questo atto per conto del duca Ludovico Gonzaga e consegno 12.000 ducati a patto che il matrimonio tra Giulia Gonzaga e il conte di Fondi, Vespasiano I Colonna, venga celebrato ad agosto. Le famiglie Colonna e Gonzaga condussero le trattative avvalendosi di un mediatore. Sottoscrissero tutte le condizioni dell'accordo e la data per la stesura del contratto definitivo e conclusero l'incontro con una stretta di mano. Nella seconda fase, il contratto definitivo venne stipulato davanti al notaio e forse anche in chiesa o in presenza di un ecclesiastico per conferire maggiore solennità all'evento. Forse questa stipula avvenne a Paliano. Durante queste prime due fasi non ci fu alcun contatto e incontro privato tra i due sposi. La terza fase, quella del matrimonio, era l'unica fase in cui la presenza della sposa era considerata necessaria. La cerimonia si fondò su 3 momenti. Il consenso per verba dei presenti di fronte al notaio e ai testimoni dei due sposi, l'immissio anuli e la consumazione delle nozze. Thank you.
agosto 1526, davanti a me medesimo, in veste di notaio, sono presenti Giulia Gonzaga, Vespasiano Primo Colonna, il Duca di Sabbioneta Ludovico Gonzaga, la Duchessa Francesca Fiesti e testimoni. Venistis ad matrimonium celebrandum. Parati estis ad omnem eventum. Parati estis benigni ex cipere, atque instituere filios, quos vobis Deus donabit. Vis uxorem ducere Iulia. Volo. Vis nubere Vespasianus. Volo. Nunc ego coniungo vos in matrimonio. Tempo della festa dello Rinascimento, la città ti fondi dallo benvenuto a Giulia Gonzaga, la giovine di Mantova, allo duca Ludovico Gonzaga, alla duchessa donna Francesca Fieschi e Luigi Gonzaga. Mia sposa, già da tempo questa città era impaziente di accogliervi e di ammirare la straordinaria bellezza di donna Giulia. La famiglia Colonna ringrazia e vi dona le chiavi della città. Vi ringrazio della vostra nobile accoglienza. Il mio cuore è lieto di essere la nuova contessa e governatrice di Fondi. Farò della vostra città la perla della cultura, una corte fiorente, ove possono esprimere il loro genio artisti, letterati, musici, poeti, fin oltre i confini del regno. Si parlerà della corte di Fondi come paradiso delle muse. In grazia, lascio a voi tutti la mia benedizione.
al termine di questa fase si procedette alla traduzio, ovvero il trasferimento fisico della sposa e della sua dote nella casa del marito. Questo atto aveva forti valenze simboliche e venne festeggiato pubblicamente con grande sfarzo e cerimonie che ricordavano i trionfi con cui venivano accolti i sovrani. Riservò alla giovane Giulia fu quello di cambiare le sorti della propria vita e della città di Fondi. La città visse un periodo illustre, poiché Giulia Gonzaga portò il culto della letteratura e dell'arte della corte di Mantova e la fece di Fondi la piccola Atene italiana. Prelati, letterati, poeti, artisti frequentarono la sua corte. Isabella Colonna, Vittoria Colonna, il segretario Gandolfo Forrino, il teologo spagnolo Juan de Valdés, il cardinale Ercole Gonzaga, il vice cancelliere della Chiesa Ippolito de' Medici, il re Carlo V d'Asburgo, la regina Isabella d'Avis, i poeti Ludovico Ariosto e Bernardo Tasso, i pittori Tiziano Vecellio e Sebastiano del Piombo, che ritrasse la bella Giulia su commissione di Ippolito de' Medici. Quel dipinto finì nelle mani del sultano Solimano II e suscitò tale interesse da inviare a Fondi il suo braccio destro, Kair al-Din, detto il Barbarossa, per rapire la bella contessa. Poeta dedicò alla bella Giulia. Giulia Gonzaga, che dovunque il piede volge e dovunque i sereni occhi gira, non pur ogni altra di beltà le cede, ma come scesa dal ciel dea l'ammira. Thank you.
verde. Verde? Beh. E poi che sarà l'ultimo di qualche anno. Grazie alla città di Fondi e a tutti per la partecipazione. Grazie. Sai,